Oh, finalmente. Parliamo di domani. Una partita che sì, magari a seconda di come poteva andare a Como, poteva essere vissuta in quella classica partita da picco che noi ogni tanto tiriamo fuori. Cosa cambia, visto anche, diciamo così, quello che poi è stato detto martedì anche dai tifosi, qualcuno andrà in gradinata, insomma, l'ambiente esterno esiste, non è che non se no giochiamo, è come se giocassimo. Dovremmo essere ancora più bravi a cercare di trascinarli proprio i nostri tifosi con l'atteggiamento. E poi alla fine quello che conta, ripeto, è il risultato, quello che conta è la squadra che entra in campo. Che ci sia la massima convinzione di strappare questa vittoria con la forza, con la determinazione, con il coraggio proprio. Arriva una squadra che ha grosse difficoltà dal punto di vista societario, totalmente diverso dalla nostra situazione, però che ultimamente sta andando molto bene. Ultimamente viene da 5 risultati importanti, viene da 4 vittorie in pareggio, e sono riuscita a invertire questa tendenza, stanno proseguendo, forse è anche meglio in questo momento di affrontare una squadra di questa caratura. Atteggiamento tattico? Scusami? Atteggiamento tattico? Nostro? Sì. Guarda, noi dobbiamo fare l'ultimo allenamento, sempre se il tempo ce lo permette, se troviamo una situazione dove poterlo fare oggi, perché c'è il picco che è alla gara, come avete visto. A ieri l'atteggiamento tattico nostro sarà è quello perché abbiamo due esterni bravi, abbiamo due attaccanti di valore importante e dobbiamo cercare di imporre. Ti riferisci a Colombo Musetti? Sì, gioca Colombo Musetti, ragazzi. Sì, no, è una domanda. Senza fuori di dubbio, Ale partirà dalla panchina e sarà da fare trovare pronto. Guarda, se avessi fatto allenamento vi avrei potuto dare anche la formazione. Ora non ho fatto allenamento, ieri c'erano un paio che non si sono allenati, o perlomeno che hanno fatto differenziata, non dovrebbero esserci problemi, che sono Comazzi e Pedrini, non dovrebbero esserci problemi. Certo. Però non sono in grado di. Buscaroli e Comazzi. Gioca Comazzi. No. Mentre a centrocampo Muzzi come consultivo al castello sicuro. Guarda, la formazione è questa, però sì, diamo tempo al tempo. Ecco l'andata con avvio, partita diciamo in generale discreta. No? L'andata con una discreta prestazione ed eri presente, se non sbaglio. Sì, c'eri. Buon avvio, coloro hanno trovato un gol. Hanno trovato un gol con questo Merino su un rimpallo, una sponda di Fava. All'inizio avevamo avuto due un paio di occasioni grosse, no? Con Cesarini e con Colombo. Due occasionissime nei primi 5 minuti. Tendenzialmente questa squadra fa delle prestazioni almeno, soprattutto in trasferta, discrete con le squadre forti, mentre il Frana con le più, diciamo, ha difficoltà con le più deboli. Parliamo dello Spezia? Lo Spezia, cioè andiamo a De Como, per il Crema, invece in trasferta forse con le migliori sarebbero con quelle tra le due più grandi, squadre Cremona, anche a Salerno, a Gubbio, forse non a Sorrento, però diciamo quali sono le aspettative, una domanda che faccio anche a voi, cioè appunto che soffre di enorme pressione, enorme aspettative all'interno proprio, cioè, se le crea da soli queste aspettative di dover per forza andare fuori casa e ottenere, perché poi è stato un rincorrersi di una vittoria fuori casa, perché come dici te abbiamo fatto delle vittorie, delle prestazioni importanti tra Spalla, tra Salerno, qualcuna poteva trasformarsi in vittoria per un non nulla, lo stesso Gubbio nel momento più importante della gara sull'1-1 hanno avuto l'occasione di avere vantaggio, nel momento decisivo che eravamo in 10 ed eravamo sotto, abbiamo avuto 2-3 occasioni per raddrizzare la partita. Ricordare, no? Un po' Marci, sì. Diciamo che però questi 4 punti fuori casa sono veramente pochissimi. Ma non è una giustificazione, attenzione. È una constatazione. Sono pochissimi. Ora concentriamoci su questo. Poi ti spieghi questo andamento, per questa allenante, mancanza di continuità, cioè vince al picco, poi l'aspettativa di guarda questo. Se non lo prendi squadra, come alibi, perché la squadra è, diciamo così, segnale dell'età, l'esperienza, eccetera. Età non vuol dire problemi. Età non vuol dire.
però se nessuno si vede dopo tra B e grande scuola C1 non vuol dire niente, vuol dire. No. È diverso da un primavera, dai, cioè ci sta. Mi credi che l'età non c'entra nulla? Che qualcuno può aver fatto, e non mi riferisco a me in generale, può aver fatto 300 partite in A da aggregare. Trascinato con l'attesa, con l'attesa sempre che qualcuno risolvesse la situazione, o perlomeno gli indirizzasse la strada. Poi così trovano a dover fare, tra virgolette, i leader, non hanno capacità. Sì, e più delle volte lo fanno in maniera negativa, ma non volendo, proprio. Come me lo spiego? Per me no, fermo a scrivere. Perché sennò fermo a filmare.